Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, giovedì 17 gennaio, stiamo smontando, come vedete, le scaffalature di cartoleria, portando via tutta la roba perché martedì è stato l'ultimo giorno di lavoro, adesso stiamo procedendo a svuotare completamente per rimontare nell'altro negozio. Gian Giacomo è di là che sta montando le pannellature con le altre persone, insomma, che ci stanno aiutando, e noi siamo così un tantino accampati. Adesso vi faccio vedere i progressi. Abbiamo smontato, qua c'era tutta la parete con la roba del party e dietro c'era anche la finestra, sì, ebbene, avevamo anche una finestra tappata. Qua abbiamo già smontato buona parte dei ripiani, insomma, qua stavamo lo stesso iniziando a portare via la roba. Poi ci sono le due vetrine da smontare, ma prima cerchiamo di portare via i ripiani perché abbiamo necessità di liberare la zona dei giocattoli, quindi ci servono i ripiani. Adesso io sto caricando in macchina tutta la dispositore delle penne, questa roba qua, in modo da liberare ulteriormente questi ripiani e poter smontare tutti gli scaffali. Ci siamo quasi, ragazzi, ce la possiamo fare. Ma tu dove stai andando con la cassetta del trapano? Il bancone prende forma, quello è il retro del bancone. Qua c'è Matilde con la cassetta del trapano. Mare, ma dove stai andando? Da papà. Da papà? Ma adesso non gli serve quello, cucciola. Qua la cosa è già abbastanza sistemata, certo manca ancora da riordinare, da fare la riordinata generale, diciamo, però diciamo che l'esposizione più o meno, qua mi sono mancati dei ganci, quindi appena arrivano i ganci nuovi finirò di riempire e di naturalmente riempire poi tutta la sezione dei palloncini, tutta la roba che mi manca, le candeline qua, le numero 8 che dovrei avere in qualche scatolina. Qua ci sono tutti i palloni in mylar con i numeri e le lettere e qua c'è tutta la sezione invece ancora da finire di sistemare, però in linea generale l'idea è questa. Su abbiamo tutti i rotoli di nastro. Qua abbiamo piatti e bicchierini di tutti i vari personaggi, quelli di tinta unita. Qua sotto avrò tutte le bomboniere, le scatole con le scorte delle bomboniere, sacchettini, scatoline, eccetera. Sezione confetti, sezione sotto torta, scatole torta, i giro torta. Qua, lì ancora Gian deve mettere il pannello per tappare. Qua le teglie per le torte, quelle a forma di farfalle, aeroplano, di libro, insomma, adesso, per adesso ho solo quelle, poi vediamo se ne avremo altre. Questo andrà spostato, ma è già a un buon punto. Questo è l'espositore della carta regalo che va ancora riempito. Qua manca praticamente tutta la scaffalatura della cancelleria, della cartoleria. E adesso, siccome stamattina hanno finalmente montato quelle scaffalature, abbiamo finito di sistemare i pannelli, qua in questa sezione possiamo andare a mettere tutti i giocattoli. Torna a registrare se hai coraggio. Ciao! Disastro dell'ultimo minuto. Ciao a tutti, martedì 21, 22. Di che mese? Non lo so, per sola cognizione del tempo. Di più... Ciao! Sono da pulire quelle. Di più o di meno, signor. Ok, dopo tutto questo caos vi dico, martedì 22,
A me tornate di surco, che giorno è oggi? Martedì 22. Ok, martedì 22. 22 febbraio. Ce l'abbiamo quasi fatta. Domani non riusciamo ad aprire, però probabilmente giovedì, probabilmente, sicuramente giovedì. Vi faccio vedere la situazione attuale, così se siete aggiornati sulla tragedia nostra. Vedete? Vedete? Avete visto tutto? No. In questo momento questa è la nostra vetrina, bella vero? Sì, bellissima, col cartone, nonostante ci sia il cartone sulla porta la gente entra. Siete aperti? No, non siamo ancora aperti. Allora, qui ci sono un bel po' di espositori in mezzo alle scatole che andranno poi sistemati meglio. Qua dietro c'è tutta la parete dei giocattoli. Questo è lo scaffaletto della prima infanzia e poi c'è tutto il resto dei giocattoli. Qua vabbè, non fate caso al casino perché ancora c'è un casino nero davvero. Qua ci sono i cartoncini, scatole, scatoline ancora da sistemare. Comunque questa è la parete dei giochi. Giochi che continuano anche là sopra, perché ce ne sono un'infinità. Un'infinità. E poi ce n'è ancora in magazzino, però vabbè. Qui dietro la porta praticamente c'è la sezione delle borse, borsette e pelletteria e delle borse e zainetti per i bimbi e per le bimbe. Qua, a parte le scale che poi andranno naturalmente tolte, abbiamo i portafogli, le pochette da cerimonia e i portafogli da uomo. Qua abbiamo un po' di scatoloni di cose da buttare. Qua c'è il reparto della profumeria, simil profumeria e bioprofumeria. Qua c'è mio marito che è stanco morto. Lì c'è mio compare che è stanco morto più di lui. Quindi andando avanti, in questo bellissimo casino, dietro questo bellissimo casino c'è il nostro bancone. Non so se notate le condizioni tristi. Una cosa è certa, non ci manca la roba da mangiare. Non moriamo di fame. Dietro li ho vissati a pelo. Dormiamo qua ormai. Qui dietro c'è la zona del bancone che ancora è da finire di sistemare. Naturalmente tutta la zona del bancone è da finire di sistemare. Vi faccio vedere il dietro perché è abbastanza indecente. Eccolo lì, questo è ancora tutto il nostro bancone. Domani assolutamente dobbiamo sistemare questa zona qua. Qua ho le cassettiere. Qua come vedete è ancora tutto in divenire. Due fotocopiatori e stampanti. Qua computer e tutte le altre stampanti. Qui c'è un buco perché qua andrà il mio tavolo dove fare le bomboniere e le partecipazioni di nozze. Quindi questo andrà a chiudere il bancone che avrà una sola apertura e sarà da quella parte lì. Tornando indietro, quindi qua abbiamo tutti gli espositori di Astra e di Deborah, gli accessori delle unghie. In questa zona qua invece, ciao Dani! Ciao a tutti! No, non mettere la manina! Allora, qui c'è la zona della cancelleria. Cosa c'è? Il mandarino! Adesso ce ne prendiamo due e ce li mangiamo a casa. Allora, qua c'è la zona della cancelleria, come dicevamo, con tutte le cose della cartoleria, insomma, colori. C'era di nuovo. Ma lei è sempre da queste parti? Passavo di qualche altro. Non è che siamo aperti. Non è che siamo aperti, no, noi no, il negozio fra un paio di giorni sarà aperto. Quindi, vabbè, cartelle, quadernoni, eccetera, eccetera. Qua ancora tutto da finire di sistemare, perché comunque ci sono ancora scatole di roba da portare. Vuoi farli vedere, dai? Che cosa sono quelli? Come si chiamano? Da qua. Cosa sono quelli? Mandarine! No, mandaranci. O clementine. Adesso ce li prendiamo ce li prendiamo appresso e ce li mangiamo dopo cena. Questa zona che è ancora un casino nero, perché si vede comunque la parete di dietro che sarà in realtà il magazzino. Dicevo che qua andrà schermato dietro questo scaffale, quindi non si vedrà più il caos delle cassette in magazzino. Qua ci sono tutti i quadernoni, la zona dei
dell'abbigliamento per bimbi, carta regalo. Qui dentro c'è un topo. Ciao. Allora, Matilde, dietro questo assemblamento di bigliettini c'è tutta la sezione dei piatti, bicchieri, eccetera, per le feste. E ci sarà, ve l'ho già fatto vedere anche l'altra volta, credo, tutta la sezione di confetti che si intravedono lì, scatole portatorte, eccetera. Qua c'è ancora il buco. E questa è tutta la sezione invece del party, l'espositore dei peluche, degli accessori per capelli. Qui abbiamo aggiunto l'altra vetrina che mancava, che è quella delle bomboniere, e poi sopra andrà allestito con tutte le altre cose sempre riguardanti le bomboniere. E basta. E qua davanti al bancone abbiamo messo invece l'espositore della bigiotteria.